Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Siphon Filter, dove oggi ci infiltreremo nella roccaforte di Römer. Questo è un altro dei livelli che mi è piaciuto particolarmente di più per quanto riguarda il primo capitolo di Siphon Filter, e vedrete anche il perché. Devi trovare la strada alle catacombe, dove viene tenuto Fagan. Elimina gli scienziati della Farcom che ti sono d'intralcio. Voglio concludere l'intera operazione. I nostri laboratori hanno preparato un antigene che combatte gli effetti del virus. Devi fermarti e somministrarlo ad ogni paziente cavia che incontri. L'agenzia ha bisogno di soggetti vivi, quindi fai quindi tutto il possibile per assicurarne l'incolumità. Mio Dio. Siphon Filter. Sì, è strabiliante. Un virus programmabile geneticamente per sopprimere chiunque o qualsiasi cosa. Immagina un'arma che può colpire solo determinati individui o etnie, cancellare gruppi selezionati di interi continenti. Le epidemie finora registrate. Esperimenti, è ovvio. Le tracce di Fagan portano a questa cattedrale abbandonata. Secondo Mara è qui che Römer nasconde prigionieri e ospiti indesiderati. Qui l'uomo di Römer è Alec Kabanov. È lui che procurava a Fagan le cavie per i suoi esperimenti con il virus. Ora Fagan è loro prigioniero. È probabile che lo tengano in una catacomba. L'Interpol è sulle tracce di Mara. Da quando è fuggita, si è lasciata dietro una scia di cadaveri dal nostro laboratorio fino all'Europa dell'Est. Ora è sparita. E di Römer nessuna traccia. Dopo la distruzione della base, la sua organizzazione opera al buio. Abbiamo trovato e distrutto tutti i laboratori Farcom addetti alla produzione del virus, ma non abbiamo trovato i computer usati per creare sequenze di DNA. Dovrai farti dire dove sono da Fagan. Il tuo partner... Non voglio nessun partner, Dopolian. Non avrai nessun partner. Ti condurrò io stesso nella zona dell'azione. I nostri laboratori hanno sintetizzato una quantità minima di vaccino. Iniettane un po' a tutte le cavie che trovi. Non appena trovi Fagan, fammelo sapere. Ok, procediamo. Questo livello è bellissimo, perché appunto devi fare anche da infermiere. Cosa. Sei autorizzato a eliminare gli scienziati di Römer che ti sono di intralcio. Ricevuto. Riferirò appena arrivo al piano terra. Che poi non è che puoi eliminare i nemici, li devi eliminare gli scienziati, punto. Ok ragazzi, qui sicuramente avrete visto un taglio, perché il mio programma di registrazione ha deciso di non registrare più, e quindi ho fatto tutto il livello senza registrare, quindi lo sto rifacendo proprio per recuperare ciò che ho perso. Allora, beh, con la scusa saremo anche più veloci forse, quindi va bene così. No, non cadere. Bene, cominciamo benissimo. Bene, lo dice anche lui, bene. Mi fa piacere che lo dica anche lui. Madonna, che mira di merda che hai, Gabriel. Gabriel Logan. Ok, quello non c'è bisogno che lo facciamo fuori, non ci interessa. Vabbè, quel medico, facciamo attenzione. Bene, fuori un medico, ne rimangono altri 9. Facciamo attenzione perché i medici si nascondono come se non ci fosse un domani. Ho trovato il primo gruppo di pazienti, somministrerò il vaccino, ma non so se ce la faranno. Appena avrai isolato quel posto, ordinerò l'evacuazione medica. Dobbiamo anche somministrare il vaccino ai pazienti. Salvami. E come potete notare, una cosa molto intelligente che hanno studiato è il fatto che non appena somministreremo il vaccino, i pazienti si accovaccino, in modo tale da farci capire che noi già qua ci siamo venuti e non dobbiamo sprecare tempo, praticamente. Ok. Se riusciamo a farli fuori così,
e anche meglio. Qui la porta è bloccata, non possiamo fare nulla per ora, dobbiamo ottenere la scheda magnetica che si trova esattamente... Oddio. Che si dovrebbe trovare qui. Allora, qui ci dovrebbe essere il giubbotto antiproiettile e non mi interessa per ora, quindi va bene così. Ah no, non ce l'aveva questo medico la tessera magnetica. Questo lo facciamo fuori così, easy. Qui c'è un altro paziente. Facciamo attenzione perché meglio non lasciare nulla dietro, altrimenti si rischia di rifare praticamente tutto il livello in backwards per trovare praticamente ciò che ti manca. Quindi facciamo attenzione. Qui dovrebbero esserci addirittura due medici. No. Forse ricordavo male io, c'è solo un paziente. Qui c'era la carabina? Ah, no, le granate a gas. Altro paziente, due, perfetto. Ok, i pazienti li abbiamo trovati tutti in questa prima area. Perché ne rimangono soltanto altri due che troviamo dopo. Gli scienziati sono, diciamo, la parte rognosa. Ecco, qua ce ne sono tre addirittura. Però, diciamo che la cosa positiva è che da qui non scappano. Qui in realtà avremmo dovuto utilizzare la granata a gas. Ecco, poi il fatto che non mi spari certe volte è veramente fastidioso. Allora, qui c'era il giubbotto e qui il pick up. Bene, abbiamo tutte le munizioni. Tessera presa. E ora facciamo attenzione perché qua giustamente arrivano i nemici. Vediamo se spuntano. No. No, tutta questa intelligenza artificiale da quando? Ok, lì dietro ce n'è uno. Però questi ancora non dovrebbero avere il giubbotto antiproiettile. Ne arriveranno poi di, diciamo, di soldati o comunque preti in questo caso che hanno il giubbotto antiproiettile. Però per il momento no. Tipo dentro la sala dove stiamo entrando adesso, sì, sono tutti col giubbotto antiproiettile. Quindi inutile prendere il PK. Prendiamo una bella 45. Ah no, la sala è quella dopo allora. Questa qui è quella che ci porta fuori, quindi siamo ancora tranquilli. Però la 45 va bene lo stesso. Se non fosse per la mira di merda. Benissimo. Qui non c'è nessuno. Perfetto. Allora, entriamo qui perché c'è un medico. Esatto. Nel momento in cui lo raggiungeremo, il medico si metterà in ginocchio. No, non sparare! Però non tutti. Cioè, facciamo attenzione perché i prossimi quattro medici, che sono quelli che restano, praticamente saranno armati. E saranno ben armati perché avranno addirittura una 45. Quindi adesso le cose iniziano a farsi un po' più complesse. Questa è la zona dove dobbiamo entrare, ma se andiamo di qua... Ah, vedi, sparando al lampione cadeva, non la ricordavo sta cosa. Troviamo un bel K3G4, quindi arma in più che può far comodo, soprattutto per il livello dopo. E adesso possiamo continuare. Facciamo attenzione che...
Il problema è che da adesso in poi, se non ricordo male, ci sono molti soldati o comunque molte guardie che hanno il giubbotto antiproiettile. Quindi vorrei sparare direttamente alla testa. Ma stanno arrivando. Penultimo paziente che mugugna in modo abbastanza osceno. Ecco, lì per esempio soluzione più che logica. Ok, ho controllato che stesse registrando perché mi avrebbe dato fastidio rifare tutto da capo. Merda. Perfetto, prendiamo la nostra bella 45. Vedete già qua da adesso, da questo momento, le guardie, i preti, avranno i giubbotti antiproiettile. Quindi dobbiamo stare attenti. Quindi sarà, diciamo, tutto leggermente più difficoltoso. Abbiamo rischiato. Ora lo andiamo a prendere. Se magari non si inceppa. Ma qui ce n'è un altro. Ah, è scappato. Preso. Preso anche questo. Purtroppo la cosa fastidiosa è che avendo il giubbotto antiproiettile, cazzo. Madonna mia. Mi nascondevo e mi colpivano lo stesso. Ok. E i pazienti li abbiamo sistemati. Qui ci pigliamo la carabina. Ora mancano solo i medici.
qua ce n'è uno. Facciamo attenzione però, esatto, perché qui arrivano. Vedete? Adesso sono equipaggiato. Con la 45 tra l'altro, quindi non c'è neanche poca roba. E poi ora qua stavo pensando una cosa, visto che funziona, vedi? Non lo sapevo questa cosa. Fighissimo. Come ha fatto a danneggiarmi se ancora non era neanche atterrato? Madonna che infamia. Allora, tutti i medici li abbiamo sconfitti. I pazienti gli abbiamo somministrato tutto, quindi possiamo tranquillamente andare verso la fine. Però prima, piccolo bonus. Un bel M79 che fa sempre comodo. E poi qui magari l'otto. Dobbiamo andare dritto. Ops. C'era quello là sopra, è il giubbottone di proiettile. Cioè tutti ce l'hanno in realtà. E qui abbiamo finito. Livello inferiore della roccaforte. Messaggi di Markinson. L'incidente in Kazakistan sta avendo ampia risonanza nel Dipartimento di Stato e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è furioso. Incolpa naturalmente il comando della NATO. Ti trovi ora a metà strada verso la roccaforte di Römer. Le mappe dell'Interpol indicano che l'ingresso alle catacombe si trova probabilmente nella Cappella Rosa. Trova la strada fino a lì. Tutti gli obiettivi della missione rimangono validi. Elimina gli scienziati della Farcom, somministra l'antigene ai pazienti cavi e trova Fagan. Ci sono contenitori Farcom e OMS dappertutto. Römer e Fagan lavoravano a qualcosa di grosso. Con
concentrati sulla missione. Non farti distrarre. Allora, qui c'è un giubbotto antiproiettile che però a noi al momento non interessa. Ora qui c'è un tizio. Vediamo se... Allora, fortunatamente non ha il giubbotto antiproiettile, quindi prendiamo la mitragliatrice. Aiuto! Rimangono altri tre soggetti. Quindi rimangono tre soggetti e medici quanti ce ne sono? Buh. Carabina ce l'ho al massimo. Effettivamente potrei utilizzare la carabina così one shot. Dio. Non uccidermi. Ma che cazzo? Non sono armato. Lo so che non sei armato. Però il mio obiettivo è questo. Sono altri 9 scienziati ci sono. E ti sei ricordato? Tutti sti scienziati. No, può essere che tutti quel giubbotto antiproiettile. Cioè. Vabbè, poi non si riesce a prendere la mira con sto joypad di merda. Cioè, veramente viene voglia di utilizzare l'M79 a random così. Tetto col giubbotto antiproiettile, proprio illegale. Qui se non sbaglio c'era un paziente. Forse ho scoperto come trasportavano il virus. Iniettano nuove varietà in questi pazienti cavi e usano il centro esposizione di Fagan come copertura per il trasporto dei cadaveri. E forse trasportano questi corpi infetti in giro per il mondo. Ricevuto. Ho già inviato una squadra a cercare il magazzino di Fagan. Arrivo previsto alle celle di Remer. Lo saprò tra poco. Ehi, vabbè, buonanotte. Allora, finiti. Allora, però qua sto andando troppo avanti nella missione. Dobbiamo tornare indietro perché dobbiamo eliminare i medici e tutti dietro. Allora, questo lascialo perdere. Che sennò va a finire che devo fare tutto il backtracking in una volta sola e mi darebbe un po' fastidio. Lì c'è un paziente. Lì c'è un medico. Ehi. Cazzo. Guarda come scappano. E ora? Bravo. Ho fatto perdere tre quarti d'ora. Complimenti.
Allora, adesso andiamo a beccare. Che poi tra l'altro mi ricordo che esisteva la modalità Super Agent addirittura, che non mi ricordo se la sbloccavi a fine gioco, nel senso quando riuscivi a completare tutto il gioco. C'era la modalità Super Agent, che praticamente ti consentiva di sparare. Ti consentiva di sparare attraverso i giubbotti antiproiettile. Ok, qui c'è un paziente. Vedete perché sto facendo questo backtracking? Per questo motivo, perché poi capitano altre granate a gas. Perché succede questo? Succede che poi dobbiamo ritornare indietro per eliminare tutti. Teoricamente dovrei utilizzare le granate a gas per i medici. Avrei anche l'M79, a dire la verità. Scelte sono molteplici. Allora, qui tutto fatto. E qui ora dovremmo spuntare dietro tutte quelle casse che non potevamo scavalcare. Allora, i pazienti li abbiamo chiusi. Li abbiamo finiti. Ora, mancano solo gli scienziati e non mi ricordo se di qua si poteva passare. No. Si poteva passare solo da quel lato. Ok. Allora, qui teoricamente dovremmo essere tornati dove eravamo prima. Esattamente. Quindi mancano adesso soltanto gli scienziati, giusto? Sì. Allora, di qua si poteva salire, forse. Un'occhiata io la darei comunque. Perché ripeto, backtracking fino a un certo punto. 45. Ok, evitiamo di fare cazzate adesso. Beh, bello che l'ho detto. Cioè, evitiamo di fare cazzate adesso. Allora, controlliamo se qua. Va bene. Possiamo proseguire allora. Non la vado a prendere la 45 là sopra. Che poi da quella distanza praticamente è crepato. Cioè, ginocchia di cartapesta. Va bene. Qui c'è il tizio che era là sopra. Qui facciamo attenzione, che adesso dovrebbe spuntare qualcuno. Vabbè, così. Tutta l'armatura bruciata in un colpo solo.
Vabbè, nell'eventualità in cui mi sento in pericolo, inizio a utilizzare l'M79. Così ci siamo tutti tranquilli. Cioè, ma veramente mi... Boh. E questo da dove cazzo è spuntato? Ah, guarda come mi ha ammazzato. Dai, vabbè, però così non è corretto. Cioè, dove cazzo è spuntato? Me lo prendo. Che pezzo di merda. Ora sta scheda magnetica, dove dovevo inserirla? Oddio, non lo ricordo proprio. Vabbè, sicuramente devo tornare indietro. Forse devo salire di qua. Stai facendo? Che là c'è il vetro, devo sfondare il vetro. Esattamente. E qui c'è la porta magnetica. Qui c'è un bel dottorino. Quindi altri quattro dottorini. Benissimo. Lo sapevo che c'era qualcuno. Poi tutti col giubbotto antiproiettile, cioè un qualcosa di scandaloso. Sto livello, tra l'altro, non me lo ricordo proprio. Ah, bravo, tu sei disarmato. Mi piaci. Mi piaci proprio. No, tu non mi piaci proprio. Il pick-up ce l'ho pieno. Già, questo con le granate direttamente. Gesù bambino, con sto joystick che non riesco a mirare. No, veramente mirare col joypad è una delle punizioni più brutte che possa esistere per un gamer che, diciamo, che gioca al PC. Per un PC gamer.
cosa abbassano pure. Cioè, capito? Non solo. Cioè, si abbassano pure. Oddio. Va, guarda, che non mi cambia le armi. Dio santissimo. Guarda quanto me ne levano di armatura. Oh signore. Qua avevo poca pazienza. Beh, poteva non avere il giubbotto antiproiettile, ovvio che no. Ho trovato la cappella rosa e l'ingresso alle catacombe, ma non so come scendere. Devi uscire fuori e poi cercare un modo per scendere. Chiamasi improvvisazione. Vabbè, sì. Va bene, ciao. Vabbè. Giusto, tutti col giubbotto antiproiettile sono. E vabbè. Veramente non era così difficile mirare col joypad una volta. Guardalo! Cioè,
Cioè proprio devi prendere il pixel. Ovviamente. Tutti col giubbotto antiproiettile. Beh, quello là sopra non lo guardo nemmeno. Lancia le granate addirittura questo. Tutti gli scienziati sono morti. Quindi siamo riusciti nel giusto backtracking. No, stavo uscendo le granate, quello assassino. Non ricordo che dovessi salire. Beh sì, a questo punto mi scatta il chissene. Perfetto, comunque qui siamo arrivati. Siamo arrivati alle catacombe. Ma questa è la G18. Vabbè, abbiamo finito. Bene, io direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. E ci vediamo alla prossima.